Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non capirete niente ovviamente, ma oggi mi è arrivato un paccone enorme, non ci entra neanche nell'inquadratura. Infatti vediamo come ve lo posso fare vedere. Comunque è questo, è da parte della mia amica Rita. Come sapete, appunto, noi ci scambiamo dei regalini ogni tanto e questa volta ne abbiamo approfittato perché facciamo il compleanno nello stesso periodo, e poi ne abbiamo approfittato anche per scambiarci i regalini di Natale. Se volete vedere cosa ho regalato io a Rita, potete seguirla su Instagram, vi lascio il suo nome di Instagram qui sopra. Però mi raccomando di non chiederle se fa swap, perché non ne faccio neanche io, ma lei è una delle mie migliori amiche, per cui fra amiche è normale scambiarsi i regali. E niente, iniziamo subito il pacco gigante. Io ancora non ho visto niente, però voilà, c'è questa che è una letterina e credo che l'abbia fatta lei, perché lei fa lo scrapbooking. Vediamo. Ma guardate, cioè, è stupenda, fantastica, bellissima. E poi qui c'è la letterina, è un tesoro veramente immenso, è una persona splendida, io sono contentissima, veramente sono stata anche fortunata a conoscerla, è una persona splendida e io non vedo l'ora di riabbracciarla e spero di andare nel 2016 almeno a trovarla. E iniziamo dai pacchetti, vi faccio una piccola panoramica. Anzi, posso anche tenerlo così vedete qualcosa. Questo, e c'è scritto, lo vedete anche voi, da coccolare. No vabbè, sono scioccata. No, vabbè, cioè no, non ci credo. Ma basta, la finisco. È un pinguino dolce, con gli occhi dolci. Questo lo volevo da una vita, ma non mi decidevo a comprarlo mai. Bene, lui sta qua perché lui è il mio aiutante. Poi c'è un squishy. Io purtroppo non ne ho trovato. Vediamo se riesco io a uno squishy squishoso. Che bello. Ok, lo metto qua così si vede. Ok, ce l'ho fatta. E poi ci sono queste cannucce bellissime, cioè sono bellissime, lo potete vedere anche voi, e sono un po' di Natale con i fiocchi di neve. Poi ci sono anche queste che sono enormi, non le ho mai viste delle cannucce così, e sono fantastiche, cioè, mi dispiacerebbe anche usarle. Lo è meritante. Ok, andiamo avanti se non finisco più. Allora, qui c'è scritto creazioni. Allora, ci saranno 30.000 creazioni, io lo so, perché tu esageri sempre. No, faccio tristezza. No, guardate, le sue creazioni sono stupende. Comunque seguitela su Instagram perché veramente fa delle cose pazzesche. Guardate che bello. E tutte le dicono di aprire un canale YouTube, la stessa cosa che le dico io. No, vabbè, cioè guardate quanto è brava. Però appunto con il cavallo, ed è una calamita. No, vabbè, vi devo far vedere una cosa. Guardate che particolare qui. È bellissimo. È bellissimo tesoro. Poi, che bello questo. Questo è sempre con la resina. Non li apro perché non vorrei che il video durasse troppo. Poi c'è il gatto, Luna, il gatto di Sailor Moon. E poi, no vabbè, cioè, e poi sono tutte calamite, io adoro le calamite. Ho il frigo pieno di squishy a calamita, è bellissimo. È bravissima Rita, veramente. E poi un'altra di questi, senti, ha un effetto pazzesco. Oh mio Dio, grazie cucciola, sono cose stupende. Allora, andiamo avanti. Cioè, se questo è il materiale creativo, oddio, non ci posso pensare.
No, vabbè. Allora, ci sono queste per la resina, bellissime. E sono rosa, carinissime. Poi, che belle! Ci sono queste chiavi di violino, bellissime, dorate. E credo che si possano fare dei braccialli. Sono scioccata. Poi, oddio, no, mi mandavo troppe cose. Allora, ci sono questi a cuore, bellissimi. E ci sono anche questi a stellina, arancioni, fantastici. E poi c'è questo, che sicuramente lo userò per fare dei dolci, perché per la resina mi dispiace troppo. E sono tutti, cioè li vedete, tutto con i tondini, come li chiamo io. Tondini. Va bene, poi meno male che mi capite lo stesso. Poi ci sono questi che sono sempre utili, sono i glitter con tante iridescenze. Ci sono questi, che sono le basi da mettere dietro le creazioni in resina. Me ne ha mandati due pacchi addirittura. Sono scioccata. Poi ci sono i chiodini, che sono sempre utili, argentati. Poi ci sono queste basi che a me sono carinissime. Ah, ce ne sono varie. Cioè, questa base la userò sicuramente per prima, perché è bellissima. E le altre sono così e sono stupende. Poi ci sono le basi per anello, poi i iodini, ce ne sono una marea, e poi ci sono i cuori appunto di Made with Love, che io uso sempre. Poi andiamo avanti, che cosa c'è qua dentro? Allora, è un pacchetto Yankee Candle. No, vabbè. Sono scioccata, ma oddio tesoro, io, cioè, non avete capito, cioè, guardate che, cioè, sono senza parole, è meraviglioso ed è un portacandele, è fantastico. E poi qui dentro, come se non bastasse, ve lo lascio qua, anzi qua, così voi lo vedete, c'è questo e si apre, credo, così, cioè, sono scioccata. E ci sono dentro, ed è una gabbietta, e ci sono dentro delle tarte, e sono berry truffle, quelle che le avevo chiesto io praticamente, vaniglia bourbon, e poi melted fig, no, wild fig, io non so leggere, e sono buonissime queste tarte. E poi qui prodotti di bellezza. Vediamo cosa c'è. Allora, c'è dentro questo, che non so cosa sia. Leggiamo qua. Ah, sono dei Le Rocher gel profumati per la doccia, credo. E latte profumato per il corpo. Purple, forse violetta. Grazie cucciola. Poi, no vabbè, dai, è un tesoro. Praticamente alla Lidl c'è il mio stuccante preferito, che io non ho chiesto minimamente, perché io ho ancora quello che mi ha mandato lei nel pacco di qualche mese fa, e questo della Shein, non ve lo apro perché è super imballato. Comunque mi trovo benissimo con questo stuccante, ma non me lo dovevi mandare. Poi qui c'è golosità. Allora, ci sono le croccantelle. Questa, di queste me ne aveva parlato tantissimo e sono curiosa di assaggiarle. Queste sono al gusto pizza. Poi ci sono queste al gusto pollo arrosto. E le abbiamo detto che erano buone. Metto qua. No! Ci sono uno e due pacchi di orecchie. No, vabbè. Voi non avete idea. Questa ha una storia immensa. Praticamente quando sono andata a trovarla, lei mi ha regalato questa e io me la sono divorata subito, ed è, mi pare, 300 grammi, sì. È una cosa allucinante questa barretta, caramello, nocciole intere e cioccolato, buonissimo. Io, cioè, vedete, è più grande del pinguino, vedete. Wow! Ok. Cioè, grazie cucciola, mamma mia. Qui c'è scritto kawaii. Vediamo cosa c'è. No, guardate che sono carine.
questo set di gommine super super particolari, bellissime, cioè scioccata, sono fantastiche. E poi ci sono questi che sono degli sticker, anche io vi ho mandato degli sticker, sono bellissimi veramente, fantastici. E poi ci c'è, no, ci sono altri sticker, sì, ci sono altri, no vabbè, guardate che bello, cioè è fantastico, che carini, sono sticker tutti carini. E forse, non so, però forse potete trovarli in edicola, perché qui c'è scritto, cioè sembra una confezione da edicola, che spiegazione. E poi c'è questo che è un block notice, adesso lo apro. Scratch note, che cosa, oddio, è qualcosa di strano, tipo io faccio così ed è giallo, no, è quello che praticamente cambia colore, fantastico, cioè scrive le cose e cambia colore. È bellissimo, tesoro, grazie mille. Poi un altro pacco di materiale, io non so come devo fare con te. Allora, ci sono questi stampini bellissimi con la stella, questi in effetti non ne avevo e sono grandissimi, però sono perfetti per farne delle calamite. E poi, oddio, c'è un panetto di Fimo soft color carne, è un panetto professional, che è di questo magenta, è molto bello questo colore. Poi andiamo avanti, il nostro pinguino si è perso nel frattempo. Allora andiamo avanti, io cucciola non so come devo fare, c'è questa cosa immensa e c'è scritto da preparare, no vabbè. Allora, no, oh, oddio, mi ha regalato, credo sia il preparato per cake pops, buone, io le adoro. E poi, no, oddio, praticamente alla Lidl ha fatto la settimana americana e sono dei biscotti, credo, americani, ed è un preparato fantastico, non vedo l'ora di farli. A proposito, fatemi sapere se volete che io li preparo insieme a voi. E poi era volato questo. Lei sa come conquistarmi. È un lecca lecca. Io li adoro il lecca lecca. Poi c'è questo, sorpresa. Forse ho capito questa cosa. È una slime bag. No, sono due. Sono due slime bag. Una, questa degli Shopkins. E poi questa dei Mallowy. Non ho idea. Credo siano cavalli con le ali, appunto, come si vede qua. E io sono molto brava a descrivere. Poi c'è pucciosità per il telefono. Sono curiosa. No vabbè, sono stupende. Sono due cover. Questa tipo tutta paese del dolce buono in cui mi vorrei affogare. E poi questa che è fantastica. Non lo so, credo sia trasparente. Anzi no, non è trasparente, però ha tutta questa trama molto molto bella, molto elegante, mi piace tantissimo. Grazie cucciola. E poi siamo arrivati alla fine e c'è scritto dolciosa, tanto per cambiare. Questo c'è? No, mia... una tazza! Sì, noi collezioniamo le tazze. Tu questa... Oddio, c'è qualcosa che si... che si muove, non vorrei fosse arrivata rotta. Allora, vediamo. No, è bellissima, ragazzi. Cioè, no. Allora, praticamente è questa tazza fantastica del mio colore preferito. Cioè, lei ha indovinato pure il verde, il mio colore preferito. Questo verde proprio. Ve la faccio vedere. Perché poi da questo è sotto e dentro c'è questa cosa che credo sia il cosino dove si mette il tè. E poi si appende, cioè o è il portatè oppure è un orecchino, ma non credo. E niente, allora queste sono tutte le cose, io ovviamente vorrei farvi vedere tutto, ma il mio tavolo è un po' incasinato, però come al solito vi faccio la solita panoramica. Cioè veramente
grazie di tutto tesoro, cioè, sono delle cose stupende, io non so come ringraziarti, io spero che tutti i miei regalini ti siano arrivati. Per il resto, come al solito, ho voluto condividere questo video con voi perché so che piacciono i video a spacchettamento. E niente, io e Celestino, lo chiamo così, vi mandiamo un bacione e alla prossima, ciao!